Una domanda invece che mi interessava fare sull'educazione diffusa, su comunque queste altre forme pedagogiche, che mi sembrano degli strumenti più o meno dispositivi, diciamo così, di risposta, reazione, controreazione, o comunque di contrasto a determinate tendenze. Come vanno a integrarsi con, diciamo così, vantaggi dal punto di vista anche sociale, che invece la scuola obsoleta, come abbiamo detto, appunto, che ti mette dietro il banco, che banchizzato, esatto, che avrà tutti i mali del mondo, però comunque con vari processi storici è arrivata almeno ad avere il vantaggio che è universale, gratuita, con degli strumenti compensativi così. Anche detto proprio banalmente, per evitare il rischio che si creino delle forme, magari molto belle, magari molto efficaci, che però finiscono a essere... Fascisti. Sì, esatto, finiscono a essere le scuole private che vanno a produrre questi modelli, esattamente, vanno però in realtà appunto a venire sussunte, a riprodurre la classe dirigente, eccetera, eccetera. Secondo in modo molto semplice, anche abbastanza lapidario. Cioè, l'idea che ho ripreso e rielaborato aggiungendo poi una riflessione soprattutto sul cambiamento delle città, perché... cioè di quale città concretamente stiamo parlando. Beh, allora introduco il termine ipercittà e dunque descrivo il nuovo scenario in cui realmente è possibile. No, questo ti risponde in modo molto semplice, nel senso che scegliamo le due cose, cioè parliamo di educazione diffusa, non si parla di le forme sperimentali alternative o le libertarie o pseudo-libertarie fine a se stesse, cioè la pedagogia del bosco piuttosto che... Quando si parla di educazione diffusa si parla comunque, sempre comunque, di una scuola gratuita, pubblica e di massa. Partendo da quello scenario che rimane totalmente invariato, si va a smantellare il banco e la parete scolastica. Certo, certo. Rimangono come punti di appoggio in cui progressivamente in quest'idea viene ridotto il tempo di permanenza all'interno della classe così strutturato. Quindi che non è più di 8 ore, che diventano poi 9 o 10, ma diventa un periodo che può essere di 2 o 3 ore, un terzo del tempo in cui c'è il momento della rielaborazione, del passaggio dei contenuti. Qui è doveroso avere una certa anche postura fisica, una certa corporeità, e poi tutto deve essere svolto al di fuori dell'aula. Al di fuori dell'aula, ma immerso nella città, che non diventa una roba sterile che... Faccio la lezioncina al museo, alla Pinacoteca. Sì, ci sta, ma è fine a se stessa. Anche quella la posso fare, sicuramente un momento di liberazione corporea, ma posso stimolare, invogliare, accattivare, ma il fine non è quello. È l'incontro veramente col mondo reale. Quindi con quello che è l'esperienza anche che porta la cittadinanza a dar luogo a quelle forme di comunità attiva, di cittadinanza attiva, però in quel senso lì dal basso. Ecco, questo senso qua, ecco, così penso di averti risposto, rimane questo lo scenario. Poi le modalità e come, è chiaro che crea una difficoltà, una complessità di creazione e di strutturazione, però è la nostra giungla, è il nostro bosco rossoniano, quello lì adesso. Allora porto in modo collettivo dei gruppi più piccoli, quindi più gestibili, che hanno un incontro con la realtà, mediato ovviamente dalla figura dell'educatore, del formatore, occhi per lui, e riesco a avere una conoscenza reale, perché poi quello che ci ricordiamo è l'esperienza vissuta col corpo, cioè è la conoscenza acquisita col corpo, con la corporeità. Poi lavorando nelle scuole, se andiamo a vedere, vedi delle scene ancora raccapriccianti, cioè il bambino delle elementari che impara ancora il verbo, le coniugazioni del verbo, ancora seduto al banco col maestro che dice eccetera eccetera, quindi la capacità proprio mnemonica è troppo ancora, è unidirezionale, è troppo centrata ancora sulla lezione frontale, perché per quanto la classe la si possa capovolgere, poi alla fine rimane quel dispositivo disciplinare dei corpi inchiodati ai banchi, e comunque l'80-90% delle lezioni sono tuttora all'oggi frontale. Anzi, io vedo solo un peggioramento, che nel senso che quel poco di creatività e di contatto umano è stato completamente raso al suolo dall'introduzione delle tecnologie, nel senso che se prima c'erano i cancelli muri, adesso poi le telecamere di sorveglianza, c'è la fredda lim piuttosto dell'approccio più creativo. Cioè, la retorica dominante è quella della testa ben fatta, che ricorda il detto di Moren. Io non credo molto in questa visione in sé, ma la testa ben fatta, va bene, anche perché lui poi prende tutto il suo pensiero da Montaigne e praticamente lo riporta pari pari, basta leggere i saggi di Montaigne e ritrovi il pensiero di Moren. Quello che voglio dirti è semplicemente questo, che la testa ben fatta è un concetto che posso sposare. Quello che non viene, che viene vietato, è la tua possibilità di critica
rispetto esatto, al sapere. Esatto, è quello il mio punto. E sì, questo sì, che viene sì, neutralizzato. Esatto, esatto. Questo qua è il mondo del migliore dei mondi possibili. Queste sono le conoscenze sufficienti per acquisire a finale delle competenze, come dicevo prima, spendibili nel mondo del mercato. Tutto quello che è, cioè la messa in relazione, come dice questo pedagogista, come mi sono rifatto, Bonilla Molina, venezuelano, che dice le pedagogie scomode per il capitalismo sono quelle che mettono in contatto l'aula scolastica con l'universo mondo, con addirittura con la dimensione geopolitica e col contesto sociopolitico in cui viviamo. Se tu la strada diventa un blocco, quel luogo, quello spazio disciplinare dove io in fondo conoscenza non... Un'eterotopia. Un'eterotopia, esatto. Alienata, anzi, dal contesto. Foucault dice eterotopie di transizione, così le chiamava già ai tempi, quindi certo. Ci sta. Dicevi, no? A proposito di Jean Morin sulla testa ben piena, a cui sostituire la testa ben fatta, il paradigma resta la testa. È in un'ottica molto individualista. Sì. Al massimo sostituirei una testa ben assortita, che è in relazione agli altri, perché resta irrisolto un problema, il problema della lingua, delle differenze linguistiche che hanno una matrice di provenienza sociale. Questo problema, quando si teorizza l'educazione diffusa, il contatto con la realtà, col mondo, certo, apre a una condizione fondamentale che è la relazione. La socialità, però lascia, secondo me, irrisolto il problema dell'educazione linguistica, quello che invece in 2000 anni era fondamentale. Dove sta la differenza tra un Pierino e Gianni? Che Pierino sa 1000 parole, ma Gianni ne sa solo 100. È la lingua che fa uguali. E l'educazione linguistica è vero che non si risolve dentro l'aula, nell'interazione dominante, verbale, tra il maestro e... Sì. Però se pensi alla povertà linguistica delle classi sottoproletarie e o proletarie, in un'inchiesta sull'area torinese del Dipartimento di Psicologia e Sociologia risultava che la modalità verbale dominante nelle classi proletarie e sottoproletarie, nel senso proprio di modo verbale, era l'imperativo. Compensare lo svantaggio linguistico delle classi proletarie e sottoproletarie non è così semplice. Ci vuole veramente una riflessione sulla lingua dedicata. Io mi sono sempre trovato di fronte al problema di dire come faccio a far scoprire altre funzioni della lingua ai ragazzi dentro una dimensione proprio di vergogna fondamentale di parlare, di paura di parlare. Chiaro che immetterli nel mondo li sproni a una scoperta della loro soggettività, però... è un'acquisizione sì, della lingua parlata, sì, della lingua... Sì, se tu li metti a contatto con figure del mondo diverse... Anche con diversi registri linguistici. Sì, sì, questo è già un contesto più ricco, no? Che non l'aula. Secondo me immetterli nel mondo così è un, non so quanto... di rafforzia. Può essere controproducente. Può essere addirittura controproducente. È una domanda davvero da ignorante. Ma è perfetta nel nostro contesto. Nelle ipotesi di attuazione di un'educazione diffusa, si è mai valutato ad esempio questa disposizione? Cioè un tavolo unico, tutti attorno al tavolo, al di là del movimento, dell'azione, dello fuori, del... e dell'annullamento del banco, del ribaltamento dell'aula, il tavolone. Attenzione, quello che viene messo in discussione sono due livelli, no? Il dispositivo e il setting. Allora, il setting è quello che appare fondamentalmente, no? La distribuzione che tu hai dell'arredamento piuttosto che della configurazione che è la classe. Quindi ci sono già molte scuole che si dotano di questi banchi, come posso dire, a moduli che formano il cerchio con il buco al centro. Quindi che io posso spostare perché lavoro su gruppi e poi ricreo il cerchio. Quindi c'è già questa. Però ecco, quello che secondo me ha colpito del lavoro che portano avanti Montana e Campagnoli che ho ripreso è proprio la critica più radicale proprio al dispositivo disciplinare della scuola, no? Centrata proprio sul tema. Io enfatizzo il rapporto con lo spazio perché riprendendo ancora... abbiate pietà, ancora il pensiero di Foucault vede lo spazio quale determinante, l'elemento determinante del dispositivo disciplinare. La disciplina alla fine concretamente cos'è? È la collocazione del corpo fisico nello spazio quadrettato.
E in questo caso qua l'edificio scolastico è emblematico, perché è una prima quadrettatura che è uno spazio all'interno della città, o di l'ipercittà, se vogliamo chiamarla così adesso. Ma è opportunamente distaccato, cioè non è in relazione, non c'è un dentro e fuori. Io entro in quella eterotopia di transizione. Devi lasciare fuori il mondo. Poi è quadrettato ulteriormente perché c'è un numero di alunni chiuso nella classe, cioè nell'aula, la classe che è dentro l'aula, ma non finisce qua, ulteriormente quadrettato perché poi ad ogni alunno è collocato in un determinato banco. L'alunno non può muoversi liberamente. Deve chiedere il permesso, ovviamente, all'insegnante, che in quel caso, in quel dispositivo, diventa, al di là delle sue capacità, della sua poesia, della sua soggettività, del suo romanticismo, delle sue capacità, anche se vogliamo innate, tra virgolette, il sorvegliante della disciplina, che in quel caso è disposto a sanzionare, se vuole, perché è un margine di libertà, dove se ne presenti l'occasione. Partendo da questa idea di spazio, dice, questo regime è sempre più disciplinante, sempre più stringente, c'è stata proprio la volontà, da parte loro, di altri filoni, di ricercatori, di proprio di liberare, basta.